CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ancora da Radio CBSN, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale. Gli operatori della comunicazione sono stati invitati a Brindisi lunedì mattina per la visita alla struttura ricettiva. Una novità assoluta all'Ostello della Gioventù. Riapre infatti dopo diversi anni di chiusura grazie all'impegno della Regione e del Comune. A fare gli onori di casa Pierangelo Argentieri, presidente della società che gestirà per 10 anni la struttura, accessibile soprattutto ai giovani che arriveranno a Brindisi. Il consorzio di gestione di Torre Guaceto ha ufficialmente avviato il percorso per la candidatura del territorio circostante a riserva della biosfera MAB UNESCO, un'iniziativa che coinvolge Brindisi, Carovigno, Mesagne e San Vito dei Normanni. Mira a creare un'area di equilibrio tra la tutela della natura e le attività umane per una crescita sostenibile. La presentazione, a cura del presidente Malatesta, è avvenuta presso la provincia a Brindisi, presenti i sindaci delle città coinvolte. Previsti inoltre ad aprile degli incontri pubblici per illustrare il progetto. Si svolgeranno il 10 a Carovigno, il 17 a Mesagne, il 19 a Brindisi e il 24 aprile a San Vito dei Normanni. Domenica mattina a Lecco è stato inaugurato il bene confiscato alla criminalità nei primi anni 90, intitolato alla memoria della mesagnese Marcella Di Levrano, vittima innocente di mafia, assassinata a 26 anni dalla Sacra Corona Unita il 5 aprile del 1990 per aver raccontato quanto sapeva sull'organizzazione criminale salentina. Ceglie Messabica è tra i 111 comuni premiati che hanno ricevuto il trofeo a forma di tartaruga dei comuni plastic free per questo 2024, che sono stati premiati a Milano. L'evento è sotto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento Europeo e del Comune di Milano. Il titolo di plastic free della nostra regione è stato assegnato ai comuni di Cassano Murgia e Gioia del Colle nel Barese, Mottola, Manduria e Castellaneta nel Tarantino, Castro e Spongano nell'Eccese e, per quanto riguarda la provincia di Brindisi, al comune di Ceglie Messapica. Azione Cattolica della diocesi di Brindisi-Ostuni ha una nuova presidente diocesana per il triennio 2024-2027 e Francesca Arnesano, 46 anni, di Salice Salentino, nominati anche tutti i componenti del nuovo consiglio diocesano che sono dei rappresentanti di Brindisi, Mesagne, Leverano e Ostuni. Questa mattina intorno alle 9.15 in piazza Gioberti a Mesagne tanta paura per un incendio di un'auto mentre era in transito. Le fiamme hanno avvolto tutto l'abitacolo, il conducente è riuscito ad uscire senza riportare ferite. Sul posto i vigili urbani e per spegnere le fiamme una squadra dei vigili del fuoco. A San Michele Salentino parte il progetto Galattica con un finanziamento regionale ottenuto dal sindaco Allegrini e dall'assessore allo spettacolo Angela Martucci. Tutti i cittadini dai 14 ai 35 anni sono invitati a candidarsi per vivere un'esperienza unica di crescita personale e professionale. Al via la fase con dei laboratori con partecipazione gratuita. Le candidature devono pervenire entro il prossimo 2 di aprile. E continua l'ondata di maltempo sulla nostra regione, vento forte su tutta appunto la Puglia che sta creando tanti problemi come cadute di alberi e pali elettrici in varie zone della regione, mentre ieri all'aeroporto di Bari alcuni voli a causa del forte vento sono stati dirottati su Pescara e su Brindisi. Dalla mezzanotte di questo lunedì e per le successive 20 ore è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, per temporali e ancora forte vento, piogge comunque già arrivate nella odierna mattinata. E siamo in chiusura, la pagina dello sport, parliamo di calcio davanti a un grande pubblico e con la fastidiosa presenza di un forte vento di scirocco, l'US San Vito ha sciupato una vittoria maturata già nel primo tempo, ma negli ultimi interminabili minuti di recupero hanno permesso alla formazione ospite, quella del Mottola, di pareggiare
e finire l'incontro sul 3-3. Per i bianco-verdi è svanita così l'occasione per avvicinare la zona playoff, che rimane a 4 punti. E domenica, ricordiamo, si va a giocare sul campo della capolista Putignano. Su questo incontro, come ogni lunedì, ricordo sul nostro portale di informazione snotizie.it il commento curato da Mauro De Carlo. Infine, la pallacanestro, vittoria per la Nuova Basket San Vito ieri sera nel Pala Macchitella contro la formazione che è ultima in classifica, il Basket Nardò. Risultato finale 103-50. Ora per i sanvitesi ci sono due gare molto impegnative, il derby contro il Carovigno e appunto l'incontro contro la capolista Calimera. Anche se dobbiamo ricordare, la Nuova Basket ha raggiunto già la qualificazione ai play-off. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Ricordo le prossime notizie locali nella edizione di questa sera alle ore 20. A tutti grazie da Piero Vasta, che ha condotto in studio, e da Antonio Semeraro, che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.